cominciamo questa presentazione. Per prima cosa ben trovati e benvenuti, soprattutto grazie di essere riusciti ad arrivare al piano terra a quest'ora. Insomma, sappiamo che durante la settimana le 18 è un orario un po' complesso, ma insomma ci abbiamo tenuto a proporre comunque la presentazione del libro di Mirko Dondi, in particolare insomma a due giorni dall'anniversario, come dire, noto a Milano della strage di Piazza Fontana, che quest'anno ci pare forse purtroppo ancora di un profilo più basso del solito. Le iniziative in città non sono molte, magari ragioneremo di questo con i nostri relatori, però insomma l'occasione era preziosa, il libro di Mirko lo è ancora di più, e quindi ci è sembrato doveroso sfruttare l'occasione. Io dirò poche cose per introdurre questa serata, e prima di lasciare la parola ai nostri ospiti vi faremo vedere anche un brevissimo video che abbiamo realizzato alcuni anni fa, ma che purtroppo è ancora tragicamente attuale. Presentiamo, come sapete, il libro di Mirko Dondi. Lo presentiamo come associazione Lapsus, un'associazione che opera tra l'università statale ed il territorio di Milano e della Lombardia, ma insomma abbiamo avuto anche qualche esperienza al di fuori, in particolare anche con Mirko a Bologna, insomma comunque tra l'università e il territorio, e che si occupa di cercare di dare un contributo per quanto riguarda un percorso di rinnovamento sulla didattica e la ricerca storica contemporanea, ed anche in particolare sulla comunicazione storica, tema tra l'altro che è anche molto caro sempre a Mirko Dondi. Presentiamo però questo libro che dà un contributo, a nostro modo di vedere, molto molto importante, significativo e benvenuto nel dibattito storiografico contemporaneo. Noi siamo nati 7 anni fa ragionando di temi molto prossimi alla strategia della tensione. La strage di Piazza Fontana è stata una degli argomenti principali di cui ci siamo occupati nella nostra storia come associazione, e uno dei temi che abbiamo sempre sollevato è stato quello della mancanza, a parte alcuni casi, come poi anche il professor Giannulli testimonia, della mancanza da parte degli storici di una produzione coerente, di una produzione puntuale, di una produzione efficace per quanto riguarda la storia degli anni dello stragismo legato alla versione nera, e quindi al dopoguerra, agli anni 60 e agli anni 70. Una produzione che ha vissuto di importanti inchieste giornalistiche, che ha vissuto di quegli avvenimenti della controinformazione di cui anche il professor Giannulli ha scritto in uno dei suoi libri più famosi, Bomba Inchiostro, ma che fino a, sostanzialmente ad oggi, se non in pochi casi, mancava di una produzione storiografica di alto profilo che desse un contributo importante a livello appunto storiografico, a livello accademico, ma che avesse anche l'ambizione di parlare ad un pubblico ampio, ad un pubblico vasto, come crediamo il libro di Mirko Dondi possa fare. Non a caso il titolo è, e ci ha fatto piacere che si utilizzasse il termine strategia della tensione, il titolo è L'eco del boato, storia della strategia della tensione 1965-1974. Un titolo preciso, un titolo che speriamo possa contribuire anche qui a mettere un po' di ordine in quella che è la grande confusione che ruota ancora oggi intorno agli argomenti, intorno ai temi, intorno agli episodi degli anni 60 e 70 legati appunto allo stragismo di destra, ma non solo, a tutto il contesto storico italiano di quel periodo, e non solo italiano, direi europeo. Noi anni fa, proprio con Mirko Dondi, con Aldo Giannulli e con altri studiosi, facemmo un convegno sulla strategia della tensione come fenomeno europeo, andando in cerca di una lettura appunto di più larga scala, di più larghe vedute su quegli anni. Quindi, come vi dicevo, un libro importante che speriamo potrà colmare una lacune grosse che ancora persistono nella ricostruzione di quegli anni, e che possa diventare un patrimonio per generazioni più giovani. Se queste storie sono un patrimonio relativamente collettivo per la generazione che ha vissuto da protagonista quegli anni, le persone che oggi, come dire, hanno 50, 60 anni e qualche anno in più, che sono stati protagonisti appunto di movimenti sociali, delle lotte sindacali, delle lotte politiche di quegli anni e non solo, questi argomenti sono oggi, come dirà ancora meglio il video che vi faremo vedere, sono pressoché, se non sconosciuti, conosciuti in maniera molto molto preoccupante
dalle nostre generazioni, per le quali il terrorismo in Italia ha avuto uno ed un solo colore, e cioè quello delle Brigate Rosse. Non si tratta, noi l'abbiamo sempre detto con grande chiarezza, certamente di fare del giustificazionismo, di mettere, come dire, di togliere della gravità a taluni episodi, ma è innegabile che in questo paese fino ad oggi si è fatta veramente pochissima luce in maniera corretta, in maniera chiara, in maniera significativa, in maniera efficace su quello che è stato il reale contesto storico di quegli anni. Da parte della stampa, da parte dei giornalisti, da parte anche di una certa storiografia, si è, come dire, contribuito a creare quella che noi in alcuni articoli passati abbiamo definito strategia della confusione, giocando sul termine strategia della tensione, che porta appunto a dire la stragrande maggioranza dei giovani che oggi vanno alle scuole superiori o poco più, a ritenere che in Italia tutte le responsabilità degli anni 60 e 70 siano da attribuire al terrorismo di sinistra, al terrorismo brigatista. Quindi, ripeto, e vado praticamente a concludere, crediamo e speriamo che questa fatica di Mirko Dondi, che tra l'altro è una fatica che viene da lontano, Mirko Dondi è studioso, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna ormai da diversi anni, non dico molti perché sennò sembra che sei anziano, perché invece in realtà è uno studioso ancora giovane, come dire, però giovanile. Insomma, è, però è, come dire, è frutto di un lavoro di molti anni su cui Mirko si è concentrato con grande attenzione, consultando una grandissima quantità di documenti e di fonti che sono state portate alla luce negli anni dalle commissioni d'inchiesta, dalle perizie e dagli studiosi che prima di lui si sono appunto cimentati su questo argomento, e è arrivato in libreria davvero con un prodotto che speriamo possa essere utile, come ho cercato di dire, a diversi livelli. Concludo però appunto con, riprendendo un punto che ho cercato di toccare e che su cui chiedo poi ai nostri ospiti di intervenire dopo il video, e che è, se volete, un po' una domanda che possa partire dal significato del libro e che possa interrogare i nostri ospiti. Noi ci abbiamo tenuto a fare questa iniziativa, a presentare questo libro, perché mai come quest'anno ci è sembrato che il profilo dell'anniversario sia un profilo basso. Non siamo dei fanatici dell'anniversarismo, non crediamo che si debba per sempre per forza festeggiare anniversari in qualsiasi caso, però è innegabile che per Milano la strage di Piazza Fontana sia uno di quegli avvenimenti che segnano la storia della città per quanto riguarda la città, ma non solo. Piazza Fontana segna l'apertura di una stagione di eversione, di stragismo, che appunto è una stagione decisiva per la storia del nostro paese. Ci sarà il corteo sabato, come tutti sanno, ci sono alcune iniziative, ci saranno due cortei sabato, ci saranno altre iniziative, altre presentazioni di libri, però insomma quello che ci è parso di vedere è che, come dire, soprattutto nei giovani la conoscenza e la consapevolezza di certi fenomeni stia veramente sempre più venendo meno. Anche qui non è questione di fare una tragedia per forza. È chiaro che la percezione che hanno le giovani generazioni di certi argomenti è per forza differente da chi li ha vissuti, e quindi è chiaro che visto anche l'attualità, visto anche come la storia contemporanea sta virando verso temi completamente diversi, che guardano più ad uno scenario internazionale, alla storia della globalizzazione, eccetera eccetera, è chiaro che, come dire, avere una percezione forte di questi argomenti diventa sempre più difficile. Dall'altra parte però noi crediamo con convinzione che non si possa rinunciare in toto alla conoscenza di certi fatti, e soprattutto ad alcuni anticorpi sociali e collettivi che comunque segnano quelle che sono le radici culturali, che dovrebbero essere le radici culturali di ognuno, che fanno capo, come dire, a certi valori rispetto alla Costituzione, alla democrazia, alla difesa che è stata fatta in Italia in quegli anni di spazi di libertà collettiva, che, come dire, sono stati messi a repentaglio, sono stati messi sotto attacco per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda i diritti civili, eccetera eccetera. In questo quadro, come dire, si inserisce la strategia della tensione. Io poi sono stato rapido perché non voglio rubare spazio ai nostri ospiti, però insomma una delle domande che vorrei fargli è proprio quella una domanda di senso, cioè posto che è difficile oggi come oggi coinvolgere dei giovani su temi come questi,
noi crediamo che sia ancora utile farlo trovando delle chiavi nuove, trovando degli strumenti che possano parlare a giovani che vivono un contesto contemporaneo completamente diverso e a cui però la storia crediamo abbia ancora molto da dire. Prima di lasciare la parola al professor Giannulli, che vi introdurrà comunque il libro e proporrà il suo intervento, noi vi facciamo vedere un brevissimo video che abbiamo realizzato alcuni anni fa, che speriamo non vi abbatta eccessivamente, ma che speriamo vi dia l'idea. Sì, anche perché dovete evitare di avere quella cosa negli occhi permanentemente.1935 1945 e 45 Moro, e c'entra Mussolini, ma forse uno dei dissidenti, De Gasperi. Dirvi che uno dei miei ragazzi a lezione quest'anno ha richiesto di più o meno il Risorgimento, dove si colloca, non sapeva collocarlo nel secolo, no, io non dico il decennio, ma insomma il secolo, variava fra il 600 e il 700, quindi non è solo Piazza Fontana, insomma, questo è un di più, vabbè. Niente, quindi dopo avervi abbattuto lascerei la parola al professor Giannulli, a cui chiedo di soffermarsi sul libro e poi chiaramente su quello. Erika, stai ferma così che mi chiudi il coso che mi viene agli occhi. Beh, non ti muovere. Vedete, ci sono fenomeni che si producono un po' per volta, delle patologie che si producono un po' per volta e di cui non si ha la percezione, proprio perché un pochino alla volta, un pochino alla volta, alla fine diventano la nuova normalità. Io pensavo una cosa, quando Carlo Nello Rosselli scrive il suo libro
sulla Regno di Sardegna e la politica di Cavour, erano passati grosso modo 60 anni dal, e anche la storia d'Italia di Croce, che esce nel 25, ma si spinge fino al 1915. Nelle scuole sicuramente si studiava fino all'impresa di Libia, quindi c'era grosso modo uno scarto di 20 anni, 15-20 anni, fra il momento in cui si terminava e la pubblicazione superiore storica. Quando io sono stato anche io giovane studente, e mi ricordo che insomma i professori non ce la facevano mai ad andare oltre la prima guerra mondiale e il fascismo, però i libri di testo, il capitolo sul fascismo della seconda guerra mondiale ce l'avevano, non solo, ma noi avevamo il supporto di una cinematografia. Per esempio, i film di guerra erano un fenomeno molto presente nelle sale e che coglievano prevalentemente l'aspetto politico-militare. Adesso c'è una produzione di film di guerra molto più esile, il cui compito essenziale è spiegare che in guerra ci scappa il morto, una novità di cui noi assolutamente non eravamo coscienti. E quindi c'è una sostanziale destoricizzazione. Insomma, quando noi, negli anni 60, tardi anni 60, primi 70, studiavamo la storia, insomma ci spingevamo fin verso 30 anni di distacco. Secondo la guerra mondiale finisce nel 45, io ho fatto la maturità nel 72, grosso modo. E allora, che ci sia un vuoto degli ultimi 20-30 anni è quasi inevitabile, perché insomma, non è che puoi scrivere proprio la storia fino ad avanti ieri sera. Invece qui si sta profilando una cosa molto pericolosa. Il vuoto è qualcosa che va lo stesso dal 45, ma arriva al 2015, cioè un vuoto di 70 anni. Non esiste una cosa del genere. Cioè, c'è una... Se io parlo con i miei ragazzi, io ho adottato un libro molto bello, che vi consiglio, di Alessandro Colombo, Tempi decisivi, un libro sulla crisi, proprio la categoria interpretativa di crisi, cioè un libro eccellente, che però c'è un problema, dà per scontate, perché per esempio questa particolare soluzione venne adottata per la guerra del Kosovo. Cos'è la guerra del Kosovo? Dov'è il Kosovo? La guerra del Golfo, la seconda guerra del Golfo, ce n'è stata una prima? E quindi c'è tutta una serie di cose che io vedo alle domande dei ragazzi che proprio non ci sono, c'è proprio un vuoto. Ci sono molte ragioni di questo vuoto, quindi che quelli pensino, facciano un fritto misto fra Mussolini, De Gasperi, le Brigate Rosse, Scaramacai, non lo so chi altro devono mettere in mezzo, ci sta, perché a parte che spero che gli insegnanti presenti non me ne vogliano, ma c'è uno scadimento nella didattica delle scuole medie superiori che fa paura. Colpa di molte cose, secondo me colpa soprattutto dei genitori sindacalisti, che guai a mettere un treno, per carità. Ora io non c'ho il mito della selezione, però insomma, non esageriamo. E quindi, per un contesto di cose, tu c'hai dei ragazzi che proprio ignorano tutto. Figura la strage di Piazza Fontana, che devo dire che anche qualche magistrato che se ne è occupato aveva idee molto approssimative. Era convinto, non fatemi dire certe cose, convinta questa persona che il nome di Piazza Fontana derivasse dal fatto che c'era Fontana in piazza. E quindi già quello spiega, no, non è così. Vabbè. Ora,
A questo dovete aggiungere una cosa: la mancanza di documenti, gli storici che in questo paese sono prevalentemente delle capre, diciamolo proprio onestamente. In particolare la contemporaneistica è terribile, perché almeno quelli di Moderna hanno una struttura metodologica solida, contemporaneisti lasciamo perdere. E quindi sarà per questa ragione, sarà peraltro, ma obiettivamente manca proprio il supporto, manca proprio la base. In più tenete presente che c'è un problema, che questi sono argomenti maledettamente complicati. Ecco, per esempio, la strategia dell'attenzione è, nel giro di pochi anni, posso? Nel giro di pochi anni mette in fila qualcosa come 6 stragi, che forse sono qualcuno in più, perché non tutte le stragi, no, non è che si possa andare avanti così, però scusatemi. La strategia di attenzione mette in fila 6 stragi nel giro di 7-8 anni. Ci sono almeno 4 tentativi seri di colpo di Stato, sempre in un periodo così breve, e con una quantità di attori che agiscono, perché non sono nemmeno i partiti, che erano già, diciamo, abbastanza numerosi, ma all'interno dei partiti bisogna saper distinguere, per esempio, l'ADC. Ma l'ADC come soggetto collettivo non è mai esistita, perché Moro era una cosa, Andreotti era un'altra cosa, Fanfani è un'altra cosa ancora, Rumor e così via. Quindi devi stare a spiegare. E guardate che io ricordo che alcuni magistrati mi chiesero di fare una perizia specifica per spiegargli come erano le correnti democristiane del tempo, i rapporti col Partito Socialista, con il Partito Comunista, come erano articolati i sindacati, eccetera, per avere un riordino. E questo dei magistrati che si occupavano di quel caso, e che avevano un'età un po' più giovani di me, devo dire, però avevano un'età per cui alcuni di quegli uomini politici, insomma, avevano fatto in tempo a incrociarli. Però, insomma, la materia è estremamente complessa, ricca di nomi, di date, di fatti, di circostanze, tali per cui è complicato orientarsi obiettivamente. La prima qualità importante del libro di Mirko è l'intelligente riordino di questa materia, che, vabbè, nell'impossibilità di riportare proprio tutto, perché non è cosa, però fa una scelta molto ampia degli avvenimenti significativi, li mette in una successione sì cronologica, ma non meramente cronologica, perché c'è anche un filologico che lega alcuni paragrafi, magari anticipando qualcosina o posticipandone qualche altra, però tendenzialmente è un riordino che ti permette di capire il contesto, cioè hai una visione abbastanza organica di quello che è successo, e questo è un pregio non da poco. Devo dire che di storici accademici che se ne sono occupati di argomenti di questo tipo ce ne sono proprio pochi, e nessuno è riuscito a mettere insieme, ad allineare questa serie di questioni con questa precisione, con questa ricchezza di informazioni. Il secondo aspetto di questo libro importante, che in qualche modo, secondo me, due sono le cose: o diventi un punto di riferimento storiografico della storiografia italiana, o ti cacciano dall'università, perché rompe una serie di
dogmi metodologici, per cui per esempio nella contemporaneistica il documento confidenziale di polizia non è particolarmente pregiato, un pochino lo fa Mauro Canali nella storia dell'ovra, però tendenzialmente il documento giudiziario non è un documento pregiato per gli storici, perché per la semplice ragione che gli storici non sanno usare i documenti giudiziari, non hanno la formazione adatta. E tu per aprire un fascicolo processuale qualche nozione approssimativa di procedura penale occorre che la abbia, perché se non distingui i vari attori della scena, se non capisci cos'è una testimonianza a futura memoria, il perché a un certo punto un testimone viene arrestato in aula e così via, perché una perizia non si trova, no, che poi in queste cose ne succedono di tutti i colori. Io ricordo sul processo di Piazza Fontana c'era un problema, un'intercettazione ambientale che era stata fatta a casa di Maggi, che era uno degli imputati, e c'era una frase particolare, il figlio chiede, di Maggi chiede al padre: papà, ma tu come le sai queste cose? Solita cosa, la bomba da scoppiare a banca chiusa, papà, ma come lo sai? E c'era una frase che diceva: perché quel giorno ero a Milano. Ora voi capite che se l'imputato della strage, che è di Venezia, ammette che quel giorno stava a Milano, non voglio dire che sia la prova, ma insomma è un... Il problema era questo, ma si sente un... perché nel sottofondo c'era il televisore, quindi si capisce poco chi dice. Allora, un primo gruppo di periti dice si capisce, l'ha detta. Un altro gruppo di periti dice no, per la verità proprio non si sente. E allora che facciamo? Una terza perizia. La terza perizia dice sì, si sente. Una quarta perizia non si sente. Alla fine si fa un collegio di periti, beh, dice, che conclude in questa maniera. Cioè, abbiamo riscontrato un fenomeno strano. Se sentiamo il nastro al mattino, la frase si sente, nel pomeriggio no. Tu mo, come fai a prendere sul serio una perizia del genere? E quindi devi anche capire tecnicamente, cioè, quindi gli storici non amano, anche per un motivo. Lo storico è abituato ad andare all'archivio di Stato, dove è molto raro che ci sia un fascicolo processuale. Fascicoli processuali te li devi andare a vedere nei tribunali, dove ci sono 101.000 difficoltà, non sono attrezzati, stanno in scantinati, dove galleggiano nell'acqua, lasciamo perdere. Lo storico non è abituato a quel tipo di archivio. Ed ecco per esempio che il libro di Mirko segna una cosa importante, dice: no, guardate, se vogliamo fare la storia di queste cose, la fonte giudiziaria non dovete abituarvi a manovrare la fonte giudiziaria. C'è il problema delle fonti confidenziali, che è un problema nel problema, perché la fonte confidenziale non la puoi usare come se fosse la lettera di Garibaldi a Cavour, eccetera, ci sono problemi di autenticazione, di verifica del contenuto, eccetera. E qui c'è il problema che spesso non sai chi è l'autore, quindi non sei in grado, devi prima di tutto capire chi è per capire la credibilità dell'informazione. E tutto questo Mirko ha saputo districarsi molto bene in queste cose. Quindi da questo punto di vista è un libro per certi versi metodologicamente importante. Non so come lo digerirà la comunità accademica, però io segnalo questa cosa. Poi c'è, da ultimo, e mi avvio alla conclusione, il problema di dare a questo contesto così complicato, in cui agiscono decine di soggetti, decine, forse qualche centinaio, c'è un contesto che non è solo nazionale, anche internazionale, cioè devi dare un filo narrativo centrale, che se non ce lo hai è un inutile accatastarsi di eventi, di personaggi, di cose, devi dargli un filo logico.
E qui cominciano a essere, guardate che ne serviranno ancora molti studi del genere, perché comunque, per esempio, c'è da capire molto l'interagenza fra il fenomeno stragista terrorista, le dinamiche politiche e le dinamiche economiche del tempo. Noi siamo abituati a dire, va bene, una cosa è la storia politica, un'altra è la storia militare e un'altra ancora è la storia economica. No, non si può più fare storia in questo modo. Se non capisci il problema delle politiche petrolifere, tu tutto il fenomeno delle Brigate Rosse, la serie di agganci che ci sono, il modo di agire, cioè in queste cose subentrano anche agenti non propriamente politici. I servizi segreti, io ricordo quando ne discussi con il compianto Alceo Riosa, era molto imbarazzato perché lui proprio percepire che i servizi segreti sono un soggetto a sé stante dello scenario, perché lui è abituato a considerare i servizi segreti come un pezzo dell'esecutivo, cioè fanno quello che dice il Presidente del Consiglio o il Ministro pro tempore. Non è così. Una delle conseguenze importanti della strategia di attenzione è l'alterazione profonda del sistema di potere. Il sistema di potere cambia moltissimo, perché per esempio c'è l'autonomizzazione dei servizi di intelligence dal potere politico, perché c'è il gioco dei ricatti reciproci, per cui anche la dialettica politica fra correnti, partiti, eccetera, diventa molto più complessa. Perché c'è questo incrocio fra politica ed economia, cioè tu quello che combina per esempio Fanfani non lo politicamente non lo capisci se non tieni presente l'ENI, quello che combina Andreotti su certe cose non lo capisci se non capisci il ruolo di Mediobanca e quello che stava combinando Mediobanca in quel momento. Cioè ci sono modi, la P2 e Gelli non sono soltanto un fenomeno politico e per certi versi culturale, la P2 e Gelli sono un fenomeno anche economico, e per la prima volta c'è il tentativo di infrangere un equilibrio di potere rigido per il quale ai cattolici spettava la serie A della politica, i posti importanti, Presidente del Consiglio, ministeri importanti, eccetera, ma la serie B della finanza, cioè ai cattolici erano riservate le banche di raccolta, casse di risparmio, eccetera. Ai laici invece era riservata la serie B della politica, ministeri di peso minore, assessorati di peso minore, eccetera, ma la serie A della finanza, le banche di investimento, quelle internazionali. Con la P2 c'è il primo tentativo di portare la finanza cattolica a livello di banche di investimento, cioè di aggredire il cuore del sistema finanziario del paese. E quindi capite che questo non è un caso che nasca l'asse fra La Malfa, Agnelli e Cuccia per far fuori Sindona, finanziere cattolico della mafia che stava in qualche modo dietro Gelli. Quindi è un insieme che altera profondamente il potere e il rapporto con i cittadini. È lì che nasce la radicatissima sfiducia. Guardate, sulle stragi magari gli italiani ne sanno poco o niente. Però una cosa è chiara, che qualsiasi cosa succederà, un omicidio eccellente, una cosa eccetera, la reazione dei cittadini italiani sarà, vabbè, uno dei tanti misteri d'Italia, non ne sapremo niente.
qualsiasi sentenza dovesse esserci, cioè sarebbe immediatamente dubbia. Il rapporto con la stampa cambia. La stampa per certi versi si disgrega, si politicizza molto di più, si lega a delle cordate politico-finanziarie, ci sono attacchi reciproci. In altri tempi il Corriere della Sera non avrebbe mai attaccato la stampa, come per esempio a volte è successo fra Repubblica e Corriere dopo. Ecco, senza la strategia d'attenzione, per esempio, un fenomeno come Repubblica non sarebbe mai nato. Repubblica è in qualche modo uno dei prodotti di un certo giornalismo d'inchiesta che si incrocia con la controinformazione. E quindi questo è in qualche modo un altro degli aspetti che altera il sistema di potere nel nostro paese. Allora, voi capite che serviranno molti altri libri che si incrocino con questo per riuscire a capire il senso complessivo, il come si è arrivati dalla Costituzione del 46 all'attuale sfascio istituzionale, come si è arrivati dall'Italia del miracolo economico all'Italia della recessione permanente e così via. Serviranno molti altri studi che si incrocino sempre di più e che usino questo genere di approccio, che usino in qualche modo questo aspetto, questo approccio interdisciplinare e l'utilizzo di fonti normalmente trascurate. Ho detto quelle giudiziarie, ma pensate per esempio alle fonti audiovisive, che nel frattempo si sono accumulate, che sono importanti. Pensate al diverso ruolo della memorialistica, che c'è sempre stata, però adesso ha un taglio e una qualità diversa. Quindi in qualche modo bisogna avere un metodo che in qualche modo sia condiviso per poter dare un minimo di senso a questa ricostruzione storica. Io mi fermo qui, spero di avervi dato sufficienti elementi di curiosità su questo libro. Quando si presenta un libro, il rischio maggiore è quello che l'ascoltatore dica: ah sì, adesso so cosa c'è dentro, non lo compro. Cioè, tutto sommato invece il ruolo di una presentazione è quello di fornire elementi di stimolo, di curiosità su un libro. Io ho cercato di segnalarvi le caratteristiche metodologiche ed espositive di un libro che merita di essere letto e sottolineato. Io l'avevo fatto e ho messo anche i post-it sulle cose che volevo dirvi, poi non ho trovato più il libro a casa e si è perso. E vabbè, cioè in qualche modo, però riparerò con un pezzo sul mio sito. Grazie. È un evidente episodio di strategia della tensione della casa, sì, nei tuoi confronti. Sì. Allora, è un depistaggio. Esatto. E prima di lasciare la parola a Mirko, però due cose su Mirko che si ricolleghino un po' a quello che ha detto Aldo. Le dico per introdurlo, nel senso che forse non è un caso che sia stato Mirko a scrivere questo libro, anche alla luce della sua esperienza accademica e di studio. Il professor Mirko Dondi da alcuni anni dirige il Master di Comunicazione Storica dell'Università di Bologna e quindi, come dire, da un po', anche su stimolo del professor Gianluli e di altri, ha intrapreso un cammino di studio, di riflessione su quali fonti utilizzare per la storia contemporanea, come utilizzare la comunicazione storica in maniera efficace, in maniera virtuosa, come riuscire a parlare di certi temi in maniera più utile o più efficace rispetto a quanto avvenga di consueto. E quindi forse i riferimenti che faceva Aldo alla memorialistica, agli audiovisivi, alla stampa in particolare. Mirko ha fatto anche altri studi su il ruolo della stampa, come utilizzare la stampa come fonte storica, insomma, se andrete a ripercorrere un po' quella che è la sua produzione, la sua
il suo percorso di studio, vedrete che tutti questi temi si intrecciano tra di loro, e quindi forse diciamo che è un po' un punto d'arrivo che speriamo sia anche un punto di inizio. Per cui, come dire, quello che non ti faccio una domanda vera e propria, però insomma, diciamo che è un libro che porta a compimento tutta una serie di percorsi fatti in questi anni, e su cui insomma ti chiediamo di dirci qualcosa. Innanzitutto vi ringrazio te Martino, ringrazio Aldo, ringrazio anche Fabio che mi ha aiutato a raccogliere dei documenti. Quindi il lavoro che voi vedete di un autore non è mai solo il suo lavoro, ci sono dei debiti intellettuali, ci sono delle cortesie che devo dire non sempre fra colleghi si fanno. E Aldo Giannulli ha lavorato per più di 10 anni come consulente di giudici importanti, il giudice Salvini, ha lavorato per Brescia, ha lavorato per Palermo, e mi ha messo a disposizione anche quelle che erano le sue relazioni peritali, che in parte sono state digitalizzate dalla Casa della Memoria, ma solo in parte, non sono tutte. Quindi diciamo è anche una cosa rara che un collega ti metta a disposizione il lavoro fatto, che non è un lavoro che lui ha speso dal punto di vista accademico. Quindi sono davvero, davvero riconoscente di tutto questo. Quanto a me, l'obiettivo era quello di costruire scientificamente la categoria della strategia della tensione, che viene puntualmente negata, e quindi per fare questo ho dovuto combinare più approcci. E peraltro vi ricordo che il termine di strategia della tensione viene anche impiegato dagli stessi giudici nel caso ad esempio del processo di Peteano, dove c'è un tentativo di spiegare che cos'è la strategia della tensione, viene definita come una strategia di condizionamento dello scenario politico. Per me è molto di più oltre che questo, è in realtà un sistema pianificato di informazione. L'idea che esce molto bene anche dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta, che poi riporta in maniera molto icastica Giorgio Pisanò, è: mettiamo la bomba, poi montiamo la stampa. Allora il punto è: ma perché montare la stampa? La stampa si fa montare così facilmente. In realtà la stampa si divide in due grandi correnti, diciamo la grande stampa borghese, una stampa tendenzialmente conservatrice, reazionaria, che diciamo è legata a un disegno più autoritario dello Stato, e che al tempo stesso non ha soltanto questo orientamento, ma io la definisco una stampa edotta, cioè una stampa che è al corrente di una strategia precedente. E questo non per mia invenzione, me ne guarderei bene, ma perché la strategia della tensione nasce nel 1965, nasce in un convegno all'Istituto Pollio, nel quale si discute di come condizionare lo scenario politico, dell'utilità di un attentato, del perché il Partito Comunista debba essere messo in una condizione di soggezione, in una condizione di arretratezza, scatenando un conflitto sociale, uno scontro sociale. Ebbene, dentro a questo importante convegno, più della metà dei relatori sono giornalisti. Ci sono le testate, diciamo, più importanti, come il Messaggero, il Tempo, il direttore di questi, ci sono vari giornalisti del Tempo, è presente in sala un personaggio come Mario Tedeschi, direttore del Borghese. A sua volta questi giornalisti hanno un contatto con una serie di personaggi che, un contatto diretto, che eserciteranno un ruolo principale, molto forte all'interno della strategia della tensione. In quello stesso convegno è presente Pino Rauti, in quello stesso convegno è presente Guido Giannettini, quindi diciamo personaggi cardine
di questo movimento legati alla stampa. Quindi per questa ragione io definisco che l'esistenza di una stampa edotta, che non è una stampa residuale, marginale. Poi abbiamo una stampa, secondo me, non informata delle strategie, una stampa conservatrice, può essere la linea del Corriere della Sera, se volete, che però è molto prona ai desiderata della questura, alla versione ufficiale. Non è una stampa che ricerca una verità, è una stampa che riceve delle notizie, riceve degli impulsi e lì va avanti. È la stessa cosa anche della RAI, del telegiornale della RAI. Certamente non lo possiamo definire un telegiornale edotto, ma è un telegiornale molto vincolato al suo editore. Il suo editore è il governo, quindi parliamo di una RAI pre-riforma, quando la RAI era sotto il diretto controllo del governo, e si lancia nella pubblica cannibalizzazione, ad esempio, di Pietro Valpresa. C'è un filmato anche presente su YouTube, tristemente famoso, del quale poi Bruno Vespa chiese venia, dove Bruno Vespa è nella sala della questura di Roma, sta facendo un servizio. Questo servizio per il telegiornale avviene in diretta, una delle pochissime cose che avviene in diretta nella paleotelevisione, quindi nella televisione degli anni 70, dove tutto veniva dato in differita, tutto era dato con dei tempi ben cadenzati, molto dosati. Qui avviene tutto in diretta, c'è l'anchor Rodolfo Brancoli che si vede è anche imbarazzato nel lanciare il servizio, non sa esattamente che cosa deve dire, fa anche delle ripetizioni. E invece c'è Bruno Vespa che è assolutamente trionfante dentro uno scenario di ripresa altrettanto vincente. Ci sono tutti questi funzionari della questura che hanno un atteggiamento importante, hanno l'atteggiamento di quelli che hanno risolto la vicenda. Il punto è che parliamo di 4-5 giorni dopo la strage di Piazza Fontana e i giornali, dopo questo servizio, Bruno Vespa letteralmente dirà Pietro Valpresa è uno dei colpevoli, stava dicendo anche degli attentati di Roma oltre che quelli di Milano, come se fosse ubiquo, quindi con un involontario senso dell'umorismo, dirà è uno dei colpevoli, quindi anticipa il giudizio della magistratura. E i giornali che fanno nei giorni successivi dicono finalmente questo è un caso risolto. Qualcuno si ricorda che c'è anche la magistratura che eventualmente dovrà giudicare e decidere. Però questo era il clima. E anche ci sono delle testimonianze interessanti. Una di queste è quella del giudice imposimato che lavorava qua a Milano. Un giudice, a mio giudizio, intelligente, capace, che disse... Quello era il clima e anch'io pensavo che fosse così, quindi non parliamo, diciamo, del cittadino qualunque che viene inondato dai media, ma parliamo di una persona che ha notevoli capacità di analisi e molto spesso proprio anche il clima sociale che si respirava, Aldo Giannulli l'ha raccontato in un altro suo testo, era che la strage l'avessero veramente compiuta gli anarchici. Erano davvero poche le voci che si sollevavano in quel dicembre del 1969 a sostegno di un'altra idea. Uno che fa eccezione, che mi colpì molto e che reputo uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, è Giorgio Bocca, che parla subito di una strage di provocazione. Cioè, questa è una provocazione e trova anche, secondo me, il termine esatto. Che cosa significa provocazione? Significa che c'è una mano che compie la strage e ne attribuisce la paternità a un'altra famiglia politica. Questa è la classica strage di provocazione. Ma dentro Piazza Fontana, agli strateghi della tensione, riesce veramente tutto inizialmente. Riesce proprio questa inversione di responsabilità, riesce il profondo condizionamento del clima politico, perché è vero che si arriva allo Statuto dei Lavoratori,
si arriva comunque alla firma dei contratti dell'autunno sindacale del 1969, ma andiamo incontro a un 1970 durissimo, dove è difficile manifestare. Io li ho definiti i giorni blindati del 1970. È difficile manifestare anche perché la polizia ha un atteggiamento notevolmente aggressivo, molto più aggressivo rispetto al passato, e il condizionamento trova compimento anche nell'esito elettorale del 1972, che vede un progressivo arretramento nell'insieme delle forze di sinistra, e vede fortemente ridimensionato lo spazio per un governo di centro-sinistra, tant'è che dopo un esecutivo monocolore viene varato il governo Andreotti-Malagodi, quindi un governo di CPLI, una configurazione, diciamo, di centrodestra. Ma questo passaggio, che è scaturito da Piazza Fontana, in realtà si legge anche con una conseguenza di eventi che passa sempre nel 1970 con la rivolta di Reggio Calabria, quindi mano libera alla piazza di destra, mano libera ai disordini per poter dimostrare l'incapacità, l'inettitudine del governo. Quindi già da queste cose capite come lo scenario sia particolarmente articolato, e dentro la stessa Piazza Fontana si muovono soggetti con obiettivi diversi che appunto creano questo clima di forte condizionamento. L'aspetto positivo, se vogliamo trovarne uno, ma ritengo sia tale, è che Piazza Fontana risveglia anche un senso nuovo di coscienza su come funziona l'informazione. Noi veniamo dalla stagione dei movimenti del 68, del 69, ma si sviluppa qualcosa di più, si sviluppa un senso più attivo di cittadinanza attorno a quello che sta succedendo, e quindi accade che la stessa stampa progressivamente nel tempo cambia orientamento. Già nel 1972 lo schieramento della stampa non è più quello di 2 anni prima, e nel 74 lo sarà ancora meno. Vi faccio un esempio: il Messaggero nel 70 lo possiamo considerare tra le testate edotte, nel 74 ha una netta linea antifascista, pienamente schierato all'interno di uno scenario di centrosinistra. Quindi guardate la torsione che come cambia, al punto che le stragi nere con mano nera diventano sempre meno fruttuose per il disegno politico che si vuole creare, cioè il disegno politico di condizionamento autoritario o conservatore. E addirittura nel 1974 diventano nocive, producono un contraccolpo opposto, dando una forte spinta alle sinistre e creando nei presupposti per il successo elettorale quantomeno del 75 e del 76. Questo è il quadro che esce della strategia della tensione. Quindi c'è anche un forte desiderio di verità che quei cittadini avevano, e Moro scriverà dalla sua prigionia nel memoriale che la strategia della tensione è stata sventata dalla reazione delle masse. Non mi pare un'analisi errata da questo punto di vista, perché chiaramente agli strateghi della tensione si rivolta a qualcosa di molto più grande. Uno degli scenari che inizialmente erano ipotizzati è: mettiamo la bomba, si crea disordine, ci sono disordini diffusi, questi disordini li dobbiamo alimentare affinché l'opinione pubblica abbia un desiderio di ordine, di ritorno all'ordine. Non a caso l'MSI nella campagna elettorale del 1972 si presenta come il partito dell'ordine, un ordine in doppio petto ma che dietro la schiena nasconde il martello. Quindi questo appartiene a una strategia piuttosto delineata. Guido Salvini dirà anche che oltre a strategia della tensione noi abbiamo una sorta di strategia del colpo di Stato,
ne faceva accenno prima Aldo Giannulli, quasi sempre dopo una strage è contemplato un tentativo di colpo di Stato. Molto spesso sono colpi di Stato minacciati, alle volte però sono anche colpi di Stato che sono parzialmente eseguiti, come il golpe Borghese del 7-8 dicembre 1970. E dal punto di vista metodologico, certo, mi sono documentato, ho dovuto studiare i libri importanti al tempo, il diritto penale di Leone, i testi di Antolisei sulla procedura penale, insomma è chiaro che ho dovuto farmi una competenza per poter usare al meglio la fonte, e questo insomma è stato il frutto di un lavoro che combina fonti pubbliche, quindi come i giornali, fonti giudiziarie, ma al tempo stesso mi interessava capire poi il percorso di formazione della notizia, quindi sono andato anche alla base a cercare di capire come funzionavano le agenzie di stampa, quali erano i loro contatti politici, perché anche l'agenzia di stampa è fortemente condizionante, e non è affatto vero, come ritiene il 90% degli studenti di storia del giornalismo, che l'agenzia di stampa sia una cosa neutra. Nino Pecorelli, che era il direttore dell'agenzia OP, l'agenzia più influente di notizie politiche, che riceve notizie dal SID, viene considerato l'agenzia di stampa del SID, segnatamente di Miceli per un certo periodo, rispondendo a Miceli, il direttore del SID, che è molto irritato di una notizia che ha diffuso, dice: ma guardi, direttore, la notizia l'ho mandata già manipolata, quindi non farà molto danno. Questo vi fa capire come proprio esista un mercato della notizia, esista una piega della notizia che arriva già dalla sua radice e quindi si irradia in una sorta di coro, non diciamo infernale, ma di coro stonato, multiforme, nel quale occorre certamente rimettere ordine, ma si riescono a capire comunque le linee prevalenti all'interno di ogni strage nel campo dell'informazione, perché consideriamo che ogni strage, anche dal punto di vista delle dinamiche informative, ha una storia a sé. Il copione di Piazza Fontana, che gli strateghi della tensione vorrebbero ripetere, in realtà non si ripete mai, ci sono sempre delle variazioni con la quale fare conto e che via via diventano più grandi e ingovernabili. Beh, il prossimo libro che devi fare è quello sul caso Moro. Io lascerei al pubblico se ha domande. Ecco subito. Non ci vedo niente, chi è? Claudio Silingardi. No, è che non riesco a vedere. Vai. Tutti e due. Allora, io volevo portare la discussione sul presente utilizzando gli strumenti della storia e della memoria. Io sono presidente di una sezione dell'ANPI e volevo, esternare sul fatto che l'iscrizione al famedio di Servello, neofascista, segretario dell'MSI a Milano subito dopo la guerra, sia passata sostanzialmente nel silenzio più assoluto, ma anche del mondo studentesco. Mi chiedo se ancora l'antifascismo sia un tema per il mondo universitario, sia dei docenti che degli studenti. E la cosa più clamorosa è che questa iscrizione, Franco Servello è ufficialmente uno degli emeriti milanesi, un neofascista, segretario dell'MSI e mai ha ripudiato le sue idee nostalgiche, e poi l'MSI della storia, la strategia della tensione ha avuto un ruolo non indifferente, credo, magari vuole velocemente illustrare, è un, eh,
è un emerito milanese e questo è stato votato all'unanimità da una commissione cui c'era presente il presidente del consiglio comunale Basilio Rizzo della sinistra per Pisapia Fondazione Comunista e altri due o tre assessori di una giunta di centro-sinistra, anzi di sinistra-centro si diceva nel 2011 a Milano, all'unanimità. E quindi anche nella classe dirigente l'antifascismo non è più un valore, cioè c'è un, io non so per quale motivo abbiano fatto questa scelta, cioè per me è l'offesa, una delle offese più grandi che si è fatta alla città di Milano, però è passata così in cavalleria, tutti, a parte l'Ampi e l'Ane, nessuno ha, diciamo, ha dato segno di scandalo di questa cosa qua. E, scusate, e l'altra questione, cioè l'altra domanda, è se, soprattutto se c'è lui, se ci poteva fare un quadro della guerra continua che c'è in questo momento, ISIS e attentati in Europa, futuro dell'Italia, ormai diciamo quel capitolo lì si è chiuso, no? Dopo il crollo del muro di Berlino quel capitolo si è chiuso, adesso ci sono nuovi scenari geopolitici, se magari ci potrà dare una velocissima... Posso mi permetto io di rubo la risposta al professore, un po' perché non avremmo tempo adesso di fare una cosa esaustiva, un po' perché so che... Ti consiglio, sul sito di Lapsus ci sono dei materiali molto recenti provenienti da alcune lezioni che ha tenuto il professore all'interno del suo corso, utilissimi per introdurre il tema del conflitti contemporanei e, come dire, il fatto che siamo in un contesto diverso. Non per censurare la domanda, ma perché veramente andremo forse un po' troppo fuori tema e non abbiamo il tempo proprio materiale per rispondere. Però al massimo dopo ti do un po' di segnalazioni, perché di materiali ne abbiamo parecchi. Intanto premetto che le mie colleghe sono uscite, è un fatto casuale che siano uscite prima che io prendessi la parola, non c'è nessuno. No, io vorrei fare solo una rapida considerazione, perché ho letto il libro e sono stato uno dei primi ad acquistarlo e l'ho letto veramente in una notte perché mi ha appassionato. Faccio una premessa, io non leggo molti libri sugli anni 70, perché essendo stato allora un giovane militante anarchico nel pieno della battaglia politica, non ho molta voglia di tornare a vedere le cazzate che facevo, che avevo scritto, che avevo letto, che avevo fatto negli anni 70. Questa è la sostanza. Questo è uno dei pochi libri invece che ho letto molto volentieri, perché mi ha stupito, allora intanto perché mi ha incuriosito la periodizzazione, cioè nella mia testa di persona ignorante, nonostante mi occupo di storia, ma non si finisce mai, e quando ho preso in mano il libro ho detto come 65-74, non è 69-74 la strategia della tensione? E quello è stato effettivamente la prima cosa che mi ha incuriosito, perché nella mia testa la strategia della tensione era strage di Piazza Fontana, strage di Piazza della Loggia e la vicenda appunto di Milano. Fate bene, fratelli. Io ho trovato veramente, lo dico per i ragazzi, le persone che sono qui, che possono eventualmente essere interessate, a me quello che ha colpito è il linguaggio, la chiarezza di linguaggio, che se si realizza vuol dire che dietro c'è un lavoro di selezione, di riflessione importante, perché altrimenti uno non riesce a trasmettere agli altri una chiarezza, perché chiaramente si avvita su se stesso. La parte che tu spieghi come sono strutturati i servizi segreti, come sono le loro varie articolazioni, la parte dove sottolinei questo dato dell'uso, cioè del conflitto tra i diversi servizi segreti, quindi dell'uso strumentale dell'informazione, io ti inviterei a raccontare la questione di Calabresi, perché è un esempio da manuale di come, vuol dire, tutto quello che è successo sia partito da un'informativa dei servizi segreti che volevano distogliere l'attenzione dal questore guida e indirizzarla su un'altra persona. Quindi, insomma, e quindi anche, come dire,
la gestione di informazioni che coinvolge anche la controinformazione in qualche modo, che coinvolge noi che allora diffondevamo certi materiali convinti che fossero la verità e che casomai invece arrivavano appunto da un uso strumentale dei servizi segreti. Mi ha colpito molto appunto questa analisi del mondo dell'informazione, chiamiamolo così, che veramente ha aperto dei scenari per me inquietanti. Quindi, in realtà, in conclusione, io non ho una domanda, anche se ripeto, soprattutto la cosa di Calabresi mi ha molto colpito perché è legata alla vicenda di Pinelli, che per me, appunto, giovane anarchico, era come dire, il simbolo della vicenda milanese del periodo, un po', insomma, c'era un legame anche affettivo da questo punto di vista, però ecco, a parte quello ci tengo a dire, veramente è un bellissimo libro, cioè io l'ho trovato un libro veramente che può leggere chiunque e ce ne fossero, perché appunto soprattutto i libri di storia, come dire, sono respingenti, una volta tanto abbiamo uno studio che si fa leggere e secondo me questo non è una cosa banale, ma è una cosa straordinaria oggi, proprio per la difficoltà che abbiamo di trasmettere la conoscenza alle nuove generazioni, che spesso sono, al di là delle battute, spesso sono anche solo più, sono sensibili, sono attente, hanno voglia di capire, ma spesso siamo noi adulti che non siamo in grado di creare dei canali veri di comunicazione e ci illudiamo, visto che noi già li sappiamo, di essere dei fenomeni. In realtà noi saremo dei fenomeni se riusciamo a trasmettere. E secondo me tu sei riuscito a farlo, insomma, scusate un po', non volevo fare un intervento, però se non ci tenevo a dirlo, ti ringrazio. Sai che ti ho mandato una mail subito per farti i complimenti, però ci tenevo a dirlo anche pubblicamente, che è stato, insomma, un libro che mi è piaciuto tantissimo. Grazie. Per rispondere alle vostre due domande, l'MSI ha un ruolo nella strategia dell'attenzione, certamente che ce l'ha, e soprattutto, diciamo, ha il doppio ruolo di agitare la piazza, soprattutto la piazza nera, questo lo fa Almirante, e di tenerla tranquilla contemporaneamente, quindi un doppio binario alla Mussolini, che funziona, diciamo, fino al 72. Poi dopo abbiamo una inversione di tendenza sicuramente con il 1973, ed è poi l'uccisione dell'agente Marino a Milano, avvenuto casualmente, diciamo, con la bomba a mano che rimbalza e uccide l'agente Marino, che appare l'agente di polizia, fra l'altro di simpatie comuniste, pochissimi, cioè, pochi esponenti sono comunisti all'interno della polizia, soprattutto in quel periodo. L'aspetto comunque importante della strategia della MSI, che ne porta a un'ulteriore radicalizzazione diciamo nella seconda parte del 72 fino al 74, è legato al fatto che Almirante e l'MSI vedono declinare la loro possibilità di incidere realmente sullo scenario. Nelle elezioni del 72 l'MSI si attendeva un consenso molto più rilevante di quello che aveva ottenuto. Considerate che un anno prima ci sono delle elezioni amministrative parziali in Sicilia, ad esempio, in città che avevano una tradizione nera, dove l'MSI va oltre il 15% dei consensi, e quella era un'aspettativa abbastanza forte dell'MSI di essere l'ago della bilancia, di poter condizionare profondamente lo scenario politico e di impedire, attraverso la sua forza parlamentare, che potesse essere possibile un governo di centrosinistra, quindi di entrare nella stanza del potere. Questo non avviene. E il fatto che questo non avvenga spinge l'MSI ancora di più sulla violenza di piazza. Non è un caso che Almirante ha un incontro domenicale a Firenze nella primavera del 72, dopo che ci sono state le elezioni, dice: dobbiamo prepararci allo scontro
con i giovani di sinistra, quando dico scontro intendo scontro fisico, ha una dialettica molto sottile. Questa frase viene censurata praticamente da tutti, l'ufficio stampa dell'MSI lo toglie, però c'era un giornalista della Nazione che la riporta e quindi, diciamo, da un lato squalifica ancora di più Almirante agli occhi, diciamo, degli altri componenti l'arco costituzionale, e dall'altro lato però spinge dentro una violenza che è ancora più netta, ancora più forte. Quanto al ruolo di Cervello, beh, Cervello era l'eminenza grigia del fascismo milanese, ci sono anche rapporti tra l'MSI e i San Babilini, che sono rapporti di amore e odio, però sono rapporti di forte contiguità. Non a caso Cervello viene accusato da Azzi nel 1974 di essere il mandante della strage del fallito attentato al treno Torino-Roma nel 1973, e quindi è chiaro che è un regolamento di conti interno quella chiamata in causa. Personalmente non avrei dato la cittadinanza, questa onorificenza a Cervello, e forse credo anche se qualcuno avesse letto il libro uscito solo il 5 novembre, magari sarebbe fatto un'idea diversa del personaggio. E la vicenda di Calabresi. Allora, come sapete, Calabresi si sbilancia inizialmente sulla paternità anarchica degli attentati all'indomani del 12 dicembre, quando non si deve sbilanciare, quando si dice in quelle prime ore che sono aperte tutte le piste, si indaga in ogni direzione. Lì fa la prima gaffe, non è quello il copione. Poi la demonizzazione forte di Pinelli avviene da parte del questore Guida. Il questore Guida dice lui non ha retto al peso delle accuse, quindi io gli do praticamente una sorta di onore delle armi, quindi lo chiama in causa pesantemente, dice che insomma è un uomo chiave all'interno della strage. Questa è la vera demonizzazione di Pinelli. Poi che cosa succede? A gennaio Calabresi rilascia una dichiarazione nella quale dice che per lui, per loro, quindi intendendo la questura, Pinelli era una brava persona che sarebbe stato presto rilasciato. Quindi questo stride fortemente con quanto aveva fortemente sostenuto il questore. Ma in coincidenza di questa affermazione di Calabresi, quasi subito dopo c'è una nota dell'agenzia AIPE, è un'agenzia legata a un flusso informativo con il Ministero dell'Interno, che traccia un ritratto di Calabresi. Intanto però mette una leggera imprecisione, parla di Calabresi, calabrese, e gioca su un doppio percorso biografico. Esisteva un calabrese che aveva ricoperto un ruolo all'interno dei servizi, ma soprattutto era stato il questore di Milano, sì, Lorenzo Calabrese. In più era anche, insomma, un personaggio di rilievo, oltre al fatto di essere questore. E gioca su questo scambio biografico, poi soprattutto lo inserisce dentro a un rapporto con i servizi segreti, con la CIA, per cui i giornali, soprattutto quelli di sinistra, capiscono che l'uomo che conta all'interno della questura, anche più del questore, è Calabresi. L'Unità infatti ne ritrae un quadro di poliziotto per signore, sempre elegante, gentile, eccetera, però senza demonizzarlo. Ma però la demonizzazione a quel punto scatta da parte di Lotta Continua, che dopo questa informativa
comincia la sua pratica di attacco, di durissima cannibalizzazione nei confronti dei calabresi, ma è un attacco guidato da un'altra mano. Io una domanda ce l'avrei, però se c'è qualcun altro che voleva farne... No, io non perché vorrei, diciamo, ritornare a quello che ha detto prima di me il compagno, però mi viene in mente comunque il discorso delle analogie col presente, cioè penso che sia inevitabile, ora senza pretendere di avere chissà quali risposte oggi, però il fatto che per esempio appunto, come sono detto prima, questo modo di, diciamo, di voler mantenere ordine in doppio petto, cioè, mi viene in mente Parigi, mi viene in mente appunto lo stato di percorso di eccezione, cioè, penso che sia inevitabile comunque fare dei parallelismi con quello che è il presente, quindi mi volevo chiedere all'autore del libro se secondo lui quanto di questo passato ci dovrebbe aiutare a decodificare il presente per evitare, come si diceva, secondo quella del Golfo, la prima è stata 25 anni fa, no? Se già nel 91 cominciavano i bombardamenti, sono dice quelli di guerra al terrore che sostanzialmente hanno portato a un risultato che sicuramente non è quello che ci vogliono indurre a pensare. E quindi pezzi di democrazia che vengono ceduti e come noi cittadini, che magari insomma chi è qui stasera sicuramente ha una sensibilità forte verso questa storia oscura con cui l'Italia non si è mai riconciliata, se ci dà insomma altre chiavi di lettura, proprio non solo per appunto commemorare, ma proprio per capire quello che è il presente e in particolare quello che possono essere le distorsioni dei mezzi di informazione, come si parla di desiderata dalla questura, piuttosto che... Credo che nel tempo la stampa abbia comunque imparato a non essere così allineata sulla questura, cioè abbiamo comunque una pluralità di informazione che ci garantisce dall'appiattimento che potrete scorgere in questa storia. È evidente che il terrorismo agisce soprattutto in due direzioni. Pensiamo all'11 settembre 2001. Riesce a riqualificare il più squalificato presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, e gli permette anche la rielezione. Senza l'11 settembre questo non sarebbe avvenuto. Quindi normalmente una forte strategia terroristica chiude non solo spazi di democrazia, non solo spazi di cittadinanza, ma chiude a una prospettiva di rinnovamento. La risposta, diciamo, più immediata a un atto terroristico è quello quantomeno di lasciare le cose come sono o di irrigidire le maglie della democrazia, irrigidire gli spazi partecipativi, restringerli. Questo è l'effetto deleterio di ogni attacco terroristico. Non a caso uno degli attacchi terroristici secondo me più nocivi, una vicenda leggermente successiva a questo, parlo della vigilia delle elezioni del 20 giugno 1975, quando le Brigate Rosse con la svolta militarista uccidono il magistrato Cocco, e questo avviene alla vigilia delle elezioni, sicuramente un'azione che ha condizionato, vogliamo parlare in termini molto poveri, ha fatto perdere voti alla sinistra, anche perché quelle sono state le uniche elezioni che il Partito Comunista poteva davvero vincere. Quindi c'è una strategia di forte condizionamento che venne tentata ancora dalle Brigate Rosse, ma quelle non erano le Brigate Rosse militariste, nel 1974 alla vigilia del referendum sul divorzio, e viene rapito il giudice Mario Sossi. L'oggi appunto risponde di queste tensioni, di queste pulsioni, e l'unica cosa che bisogna cercare di fare è in realtà di rimanere noi stessi e di coltivare la nostra pratica democratica, cioè la democrazia è forte se viene attuata, se è pratica. Se noi cominciamo a mutilare le pratiche della democrazia, mutiliamo la democrazia stessa, mutiliamo i nostri spazi, il nostro diritto di cittadinanza.
Una domanda rapidissima, ha fissato l'inizio della strategia della tensione con 65 con questo convegno e c'è un episodio che idealmente la conclude nel 74? Ma idealmente la conclude, guardi, secondo me, beh, nel 74 abbiamo doppia strage di Piazza della Loggia e dell'Italicus, ma il 74 è importante dal nostro punto di vista anche perché c'è l'indagine del giudice Tamburino, che è un'indagine di straordinaria penetrazione dentro al segreto, dentro a questa prospettiva, e riesce a arrivare, diciamo, agli apparati più nascosti dello Stato, riesce a snidare il meccanismo della Rosa dei Venti, per esempio. Quindi è un momento nel quale si va molto vicino alla verità. Poteva essere veramente conclusa lì la storia della strategia della tensione, ma poi queste indagini vengono narcotizzate, spinte tutte unificate verso Roma, l'indagine di Tamburino, l'indagine di Violante, verso Roma, verso quel tribunale che era definito il porto delle nebbie, che di fatto anestetizzerà quelle feconde intuizioni che Tamburino aveva avuto. Tamburino era arrivato a mettere un mandato d'arresto nei confronti di Vito Micelli, quindi era arrivato a capire davvero una fetta consistente di questa verità. Ma a Roma, certo, Micelli sarà processato, ma non sarà più diciamo l'imputato principale. Sì. Quando sia sull'11 settembre che gli attentati adesso di Parigi, quando succede un fatto del genere, i servizi segreti hanno sbagliato o diciamo si sono girati un attimo da un'altra parte e hanno fatto fare? E poi volevo sapere, i nostri servizi segreti italiani a quanto pare sono molto bravi, no? Perché in Italia non è ancora successo niente, forse non succederà mai niente. Questa polizia impunita per tutto il dopoguerra, questo stato di servizi segreti molto forti, sono garanzia, possiamo essere tranquilli che non succederà niente nel territorio italiano? Qual è il posizionamento geopolitico dell'Italia? Io sono uno storico. Molte di queste domande che tu fai, anch'io vorrei avere la risposta che non ho, quindi ho la risposta che possiamo avere tutti noi assieme leggendo i giornali, cercando di cogliere i segnali di quello che succede sostanzialmente. E sull'11 settembre, che ho studiato un po' di più, diversi studi confluiscono nel dire che era arrivata un'informativa di mantenere l'allerta, che ci sarebbe stato, ma noi che abbiamo visto tanti documenti dei servizi segreti, quante informative arrivano che poi si rivelano delle bufale totali, come poter dar credito? E in questo forse si misura la bravura dell'intelligence, del servizio, nel riuscire a discernere quella che è una voce che ha dei fondamenti da un'altra che è pura invenzione. Quanto al funzionamento dei nostri servizi oggi, non ti so proprio dire nulla di quanto tu già non sappia. Qui, professore, ti tocca dire qualcosa. No, vabbè. Dipende, poi c'è caso e caso. Nel caso francese io non credo che si possa parlare di strategia di attenzione, perché proprio hai un potere politico, Hollande, che è al di sotto di ogni sospetto, cioè Hollande non ha l'intelligenza per una cosa del genere, cioè, l'ispettore Clouseau non... Dipende, per quanto riguarda l'Italia, l'unica cosa che mi sento di poter dire è che nell'assenza di attentati, sono due i paesi grandi d'Europa che l'hanno fatta franca, Germania e Italia. Germania, per la verità, si è sempre tenuta fuori dallo scenario medio orientale, adesso un po'. Per l'Italia io non credo che sia tanto la bravura dei servizi segreti, che in parte
giocano con i paesi del Medio Oriente, quanto altri tre fattori che proteggono questo paese, non so poi fino a che punto questo funzionerà. Questi tre fattori si chiamano ENI, Vaticano e Mafia. L'ENI, con la politica petrolifera e con la... ma insomma, non dico niente di nuovo. E Renzi, che in una trasmissione televisiva piuttosto così insolitamente per un Presidente del Consiglio ha detto esplicitamente: no, ma l'ENI svolge funzioni di intelligence, per essere un Presidente del Consiglio è un po' strano. Quindi l'ENI ha questo tipo di funzione diplomatica essenzialmente. Il Vaticano è comunque uno dei maggiori nodi informativi del mondo e quindi in qualche modo, cioè io vorrei ricordare che già durante la Seconda Guerra Mondiale la mappa dei siti delle ditte produttrici di armi in Giappone fu data agli americani dal segretario di Stato Monsignor Montini, futuro Paolo VI, non è che... E infine la mafia ha interesse ovviamente a che non si scateni nulla in questo paese, perché disturberebbe i suoi, e da un lato ha un controllo del territorio, non in tutto il paese ma in diverse regioni, ha un controllo del territorio molto più convincente di quello della polizia, e in parte la mafia è dentro ai traffici d'armi, di immigrati, eccetera, per cui esistono anche buoni rapporti che possono essere utilizzati, che forse sono stati utilizzati per dire sì, vabbè, però qui no. Quindi direi che sono altri i fattori che proteggono questo paese, non so poi fino a che punto, perché io comincio a essere meno sicuro del fatto che non ci sarà un attentato serio in Italia. Non è proprio così scontato che continuiamo a farla franca. Abbiamo sempre una buona rete di protezione, però non è detto che sia totale. Dunque, poiché intorno alle 20 manca poco, dobbiamo lasciare lo spazio, io vi chiederei un applauso di ringraziamento ai nostri ospiti. Grazie. E a Mirko, al quale facciamo tanti auguri per il successo del suo libro. Se qualcuno volesse averne una copia è qui disponibile e ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona serata, grazie di essere venuti. Ugo, che mi dici? Ugo Coletti, Mirko Dondi. E allora, che mi dici? Ci vediamo per il brindisi. Io devo sentire Gianroberto per la fissazione della cosa. Sì, perché sennò io devo trovare altri relatori, No, modo il telefono. Vi ho lasciato il passaggio a Pino. Tato il passaggio a Pino.